Bene, un saluto a tutti ed eccoci tornati con un'altra parte del Let's Play di Pokémon Smeraldo. Allora, in questa parte andremo a battere la palestra, però prima facciamo un salto in questa bella casa, bella per modo di dire, e parliamo con questo simpatico tizio che ci dà la sciarpa seta, che è uno strumento da dare a un Pokémon che potenzia le mosse di tipo normale. Quindi io penso proprio che la darò a Teilo. Però dopo. Adesso c'è un'altra cosa da prendere e ce la dà lui. Non so perché sono andato prima nella casa, però non importa. E ci darà l'amo vecchio, questo pescatore. E quindi niente, queste sono, mi pare, le cose più importanti da prendere in questa città. Ok, sì. Adesso, sì, andiamo a battere la palestra. Palestra di Pokémon di tipo lotta, capo palestra Rudy. E come funziona questa palestra? La palestra funziona in questo modo, praticamente. È tutto buio, tranne per questo cerchio che ci sta intorno, che man mano che batteremo gli allenatori che stanno in questa palestra, e questo cerchio si ingrandirà sempre di più, permettendoci di avere una maggior visuale. Praticamente è un po' come se usassimo flash, un flash meno potenziato, e se, che si potenzia ogni volta. Ok, ora lo vedrete con i vostri occhi. Qui, aspetta, allora intanto, come siamo messi alla Zigzagoon, un nuovo strumento, lo prendiamo, un Ultra Ball, bravo Zigzagoon. A Teilo gli diamo Sciarpa Seta, come abbiamo detto. E ok. Perfetto, ora andiamo a battere la prima allenatrice. Non osare snobbarmi, te ne pentirai. Davvero? Se lo dici tu. Ed ha un Meditite, o Meditite, non so come si pronuncia, Teilo. E attacco d'ala, sì. Tranquillo, tranquillo, super efficace. E te lo sale al 19. Yes. Imparare doppio team? No, grazie. Ok. E abbiamo vinto, ok. Vedete, il cerchio si ingrandisce. E abbiamo una maggior visuale. Qui c'è questi due. Quindi lotta in doppio. Ok. Taillow e Mushroom. Attacco d'ala. E colpo di fango. No, ho sbagliato, vabbè. Dovrebbe essere uguale alla fine, no? Sì, perché Meditite muore e Marston colpisce Machop. Quindi perfetto. Colpo di fango e via. Ha resistito, signori. Colpo di scena. Va bene, sì, attacco d'ala. Basta. Ok. Come vedete, il cerchio si è ampliato ancora. Noi ora andiamo di qua e troviamo questo tizio qua. Vorrei cercare di batterli tutti così per completezza. Ok, sempre attacco d'ala. Sono tutti Pokémon lotta, quindi con Taillow proprio andiamo tranquilli. Ok, adesso di qua. Battiamo anche questo con un Machop. Attacco d'ala e via. Ok, Taillow sale al 20. Se non ricordo male si dovrebbe evolvere al 22. Strada chiusa. Andiamo su, di qua. Ok, lì c'è il capo palestra, però voglio battere anche quest'ultima così. Tanto ho sempre il solito Meditite e via. Ok. Ed ecco il capo palestra Rudy che ci attende. Via. Ok, dai su, bando alle ciance e cominciamo. Ok, un Machop al 16, attacco d'ala e via. Perfetto, no. No, no, non voglio cambiare Pokémon. E adesso Meditite. Stava per fare centripugno ma non ci è riuscito. E il suo Pokémon più forte sarà un Makuhita al 19. Noi facciamo attacco d'ala. E non dovremmo ucciderlo. E invece sì. Va bene. Meglio, meglio così. Ok, abbiamo battuto la nostra seconda palestra e ora ci darà la medaglia pugno. La medaglia pugno da Rudy e anche l'MT 08, non mi ricordo bene. Ok, potremmo usare la mossa MN Flash fuori dalla lotta. Ok, MT-08. Mamma mia, che memoria, signori. Gran fisico, sì. Ok, lo registriamo con il PokéNav. E a posto, adesso andiamo avanti. Andiamo avanti. E bene, abbiamo battuto la palestra. E ora proseguiamo verso la parte nord
dell'isola. Ok, in questa casa, vabbè, vedetelo voi cosa c'è, ma nulla di interessante. Qua c'è un allenatore, ma io prima... Allora, Telo sta già al 21, quindi metto Marstomp. Che strumento ha? Baccarancia. Ok. Salve. Cagami. Ok. Un tentacle all'11. Una minaccia colossale. Machop usa il tuo azione. Ok, perfetto. Pure brutto colpo, proprio. E sale al 20. Cosa vuoi con preveggenza? No. Sì. Tutte scuse. Ok, andando avanti, tralasciando quel cartello inutile, qua troviamo una polvostella che dovrebbe avere, sì, mi pare non serviva a nulla, si vendeva solo a caro prezzo. Non ricordo quanto, però mi pare 2000 o 5000, non so. Un altro allenatore, un altro pescatore. Machop, azione. Machop, che dico Machop? Magikarp. Niente. Sono stanco. Ok. No. Ancora Magikarp. Ha resistito! Che è successo? Com'è possibile? Una sconfitta clamorosa. Mi succede anche nella pesca subacquea. Sì, ho visto. C'è solo Magikarp. Ok, sì. Siamo obbligati a dargli il nostro contatto là. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Ok. In questa grotta... In questa grotta ci sono un po' di cose da fare. Allora... Sì, entriamo, dai. Ok, appena entrati c'è questo signore che, se noi ci parliamo, ci darà la MN Flash, che ci serve appunto per illuminare la seconda parte della grotta. MN5 Flash. Però... Intanto battiamo questo Pokémon. Io non ho Pokémon che la possono usare. Non ce l'ho. Quindi è un problema. Quindi penso che nella prossima parte esploreremo bene la grotta. Però ci abbiamo un'altra cosa da fare, perché in questa parte voglio assolutamente catturare un Aron. Un Aron, esatto. Che si trova in questa grotta, lo so per certo perché me lo ricordo. Però mi pare nella parte buia. Quindi stiamo qua, cerchiamo Aron e catturiamolo. Zubat, non mi interessi. Che mossa del cavolo, azione già è scarsa. Poi può anche fallire, cioè proprio... Ancora! È una mossa proprio tremenda, non vedo l'ora di... Eccolo qua, Aron al 9. So che si può trovare anche all'11, io preferirei prenderlo all'11, possibilmente maschio, perché non so... La sua terza evoluzione, Aggron, mi dà un'idea... Cioè, dai. Eccolo qua, perfetto. Azione, non gli farà niente. Ok, proseguiamo così. No, ci metterò una vita. Ma che ci volete fare? Brutto colpo, dai. Piano piano ce la faremo. Dai. 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 Oddio, non gli leva nulla. Ok. Un altro po'. Ah, è finita, fantastico. E allora niente, ho capito, è finita. Ho capito. Allora, zaino. Proviamo con la Ultra Ball che ci ha dato Zigzagoon. Dai, su, non fare storie, entra. Fammi contento. 1, 2, 3. Preso, fantastico. I dati di Aron. Allora, Aron è rivestito da un'armatura d'acciaio che viene sostituita da una nuova quando il Pokémon evolve. E beh... Quella vecchia è utilizzata per produrre vari oggetti di metallo, quali pentole e altre cose. Un soprannome ad Aron? No, grazie. E abbiamo preso Aron, signori. Ma abbiamo ancora del tempo. Quindi, io proporrei una cosa. Ora io taglio il video. Oh, basta. Ho capito. Io taglio il video, vado a catturare un Pokémon, magari... Taglio il video e ci incontriamo... Ci ritroviamo quando ho trovato un Pokémon in grado di usare Flash, lo catturiamo insieme e torniamo qua. E poi concludo la parte. Ok, ci vediamo dopo.
Signori, eccoci qua di nuovo ed ecco qui, ho trovato un Lotad nell'erba e lui può imparare Flash, quindi ora lo dobbiamo catturare. Allora, Pokémon Zigzagoon, mando Zigzagoon perché ho paura di ucciderlo, però forse lo uccido anche con Zigzagoon, spero di no. Ok, l'attacco Gala, perfetto, quindi azione, non morire, non morire, non morire, non morire, ok. Ok, non muore, non muore. Vai ancora con azione. Non morire, ok, perfetto. Ora proviamo a tirargli qualcosa. Tiriamogli uno stivale. Butterhead. Ok, Pokéball. Dai su. Ok, preso, perfetto. Non gli do un soprannome. Ok. Adesso, dai, facciamolo, torniamocene. Aiuto. Torniamocene insieme a Bluruvia. Ehi, mi fai passare. Tu, nonno. Portami a Bluruvia. Ok. Eccoci qua. No, 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 no. Ok. Ora torniamo in quella simpatica grotta. Eccoci qua. E adesso finalmente abbiamo un Pokémon che è in grado di imparare Flash. Sì. Lotad impara Flash. A questo punto io direi che andiamo a illuminare la grotta, però è finito il tempo a nostra disposizione per oggi. Quindi quella bella grotta ce la esploriamo nella prossima parte e intanto però illuminiamola. Pokémon Lotad Flash. Ed ecco qua, un po' più di luce. Bene, spero che anche questa parte vi sia piaciuta. Un saluto da Johnny Nicore e ci vediamo alla prossima parte.